Ciao amici di Legnano News, sono qui con Federico Pasquini, allenatore della Dinamo Sassari. Ciao Federico, personalmente non vedevo l'ora di conoscerti perché non so se voi sapete, ma Federico ha il duplice ruolo di coach e di general manager della squadra. Quindi la domanda è d'obbligo, per me già fare il coach è una mission impossible. Tu come riesci, soprattutto in fase di costruzione della squadra, dove è importante la comunicazione fra i due ruoli, con chi ti confronti? Ma la tua domanda è assolutamente giusta e pertinente, nel senso che io ho delle persone che sono un po' quelle che creano il contraddittorio, diciamo così, e quindi nel momento in cui mi occupo del mercato, diciamo che le mie idee le confronto con queste persone. Poi relativamente a quello che è il discorso poi del doppio ruolo, sono fortunato perché abbiamo una struttura da un punto di vista societario che mi permette di fare d'estate general manager e di meno di allenare, per cui tolte alcune riunioni particolari che devo fare all'inizio della stagione nel ruolo di general manager, il resto sono quasi sempre allenatore, basta. Ecco, a tal punto, parlando appunto di struttura, io ho sentito tanto parlare di voi e soprattutto ho sentito usare tanto la parola armonia. Possiamo dire che Sassari scende in campo con due squadre, forse quella composta dai giocatori e quella composta da una compagine appunto societaria super organizzata. Sì, siamo molto organizzati, devo dire che in questi 5 anni siamo cresciuti molto. Il fatto di aver vinto tanto ci ha aiutato ad avere quella positività e quell'ottimismo che ti aiutano ad andare oltre. È chiaro che la cosa bella è che cerchiamo ogni giorno di migliorare, perché sti fermi si è perduto in questo mondo. Devo dire che ad oggi tutto quello che sta succedendo è estremamente positivo, abbiamo un'isola che ci segue, abbiamo il palazzetto sempre pieno, per cui siamo veramente fortunati a poter lavorare a Sassari. Oggi test importante perché è la prima partita per la Seni, giusto? Che cosa ti aspetti da questa stagione e da questi nuovi acquisti? Ma mi aspetto che diventiamo una squadra vera quanto prima, perché tanto poi alla fine l'unico obiettivo è essere veri dal 3 ottobre in poi, quando poi ci sarà la famosa prima palla 2, da lì in poi che chi ha più equilibrio, chi ha più bilanciamento può fare qualcosa di importante. Siamo nuovi, abbiamo 8 giocatori nuovi importanti, stasera debuttò la Seni, vediamo un pochino a che livello siamo nel processo di integrazione. Ci vuole tanto tempo, perché comunque penso sempre che una squadra normale dopo 2-3 mesi possa raggiungere la quadra. Se prendo una squadra completamente nuova, molto ovviamente serve anche ancora più tempo, per cui però l'armonia c'è tra i giocatori, mi sembra che si stiano cercando abbastanza, speriamo di continuare così. Grazie mille per la disponibilità, in bocca al lupo per il campionato. Grazie a voi. Ciao.